Non si potrà dire addio alla mascherina in tutti i luoghi, ma dal 1 maggio ci sarà comunque una svolta sulle restrizioni anti-Covid in Italia. Con i contagi ancora alti, il governo sembra intenzionato a seguire la via della prudenza. La mascherina al chiuso resterà obbligatoria fino al 15 giugno, a bordo di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale a lunga percorrenza, per entrare negli ospedali e nelle RSA, a scuola e per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Non sarà più necessaria invece in negozi, bar, ristoranti, palestre e negli stadi. Sarebbe ora davvero, perché non se ne può più. Io non ci credo. Anche perché tutti i dati che ci sono arrivati fino adesso, comunque alla fine sono tutti dati che non confortano questa situazione. Cosa ne pensi, insomma, della fine delle restrizioni? Dovrebbero finire adesso, il governo dovrebbe dare delle indicazioni nelle prossime ore. Speriamo che vada tutto bene. Sono un po' stufato queste cose, Speriamo, dai. È un po' stancante continuare a dover usare la mascherina, insomma. Sì, però se serve bisogna metterla. La discussione sulla mascherina nei luoghi di lavoro resta invece ancora aperta. Le conferme arriveranno solo al termine del prossimo Consiglio dei Ministri. Per prorogare l'obbligo della mascherina si procederà con un'ordinanza a ponte del Ministro della Salute Speranza. Il Green Pass resterà invece obbligatorio per i viaggi all'estero, ma non sarà più richiesto in Italia, tranne che per entrare negli ospedali e nelle case di riposo. Sarebbe tutto sommato... Aspettiamo, ci hanno aiutato parecchio e adesso finalmente si spera che se ne possa fare a meno. Cosa dice, la situazione è ideale per smettere? Speriamo, lo speriamo, perché non è che si possa sapere. Incrociamo le dita.